Ed anche oggi presentiamo una band inedita che speriamo riuscirà a calcare il palco della Viga Rock 2017. Voi siete? Ciao a tutti, siamo il Turista Giapponese. Turista Giapponese? Ma che bello, che bel nome. Allora, intanto i vostri nomi. Io sono Fabrizio. Io sono Pierpaolo e lui che è in diretta streaming. Ah, guarda che figata, cioè abbiamo la diretta streaming. Guarda, lui è Mario. Allora, se non sbaglio tu sei il batterista. Batterista, lui è il bassista, anche se non si vede, però sì, ha il basso in mano. Io sono il cantante, sono la chitarra. Quindi siete in tre. Quindi in tre fate un casino. Sì, ci si prova quantomeno. Proviamo a divertirci intanto, quindi se ci divertiamo facciamo casino e proviamo a far divertire, a far fare casino anche agli altri, va? Bene, insomma, questa è la cosa principale, lo spirito deve essere quello. Perché questo nome così particolare? Allora, il turista giapponese nasce per due motivi, uno serio e uno poco serio. Poi a chi ci ascolta la scelta di quale sia quello serio o poco serio. Quello poco serio sarebbe un video che noi ha fatto ridere tantissimo, c'è su YouTube, che si chiama proprio il turista giapponese. E poi un'altra cosa che è un pochettino più seria, ma secondo me è poco seria, che quando tu incontri turisti con gli occhi a mandorla, tu dici, sono tutti cinesi, e invece no, oggi c'è qualche giapponese, quindi noi abbiamo preso siamo a difesa dei turisti giapponesi che vengono confusi. Il vostro genere è? Sì, facciamo diciamo pezzi in italiano, rock principalmente, quindi chitarra, basso e batteria, facciamo anche qualcosa in acustico, quindi comunque partiamo da un cantautoriato che poi diventa anche comunque rock a tutti gli effetti, quindi facciamo un po' di tutto sotto questo, con questo marchio, insomma. Beh, attenzione, rock italiano ormai è difficile da trovare, eh? Cioè, sono poche le band che riescono ancora a fare del rock italiano. Sì, io scrivo sempre soltanto scritto in italiano, quindi diciamo che sulla base di questo non conosco l'inglese, no scherzo. No, vabbè, ma questa è una cosa fantastica, perché comunque cerchiamo di portare, per quanto ormai gli esponenti italiani del rock sono rimasti in pochi, lo sappiamo, però insomma speriamo ce ne siano sempre di più per far crescere anche il livello nostro a livello nazionale di musica, no? Sicuramente lo penso anch'io, nel senso che comunque ho sempre pensato questo da quando ho iniziato a suonare, nel senso che comunque se devi fare delle cose tue preferisco anche ascoltare quelli che le fanno in italiano. Bene, loro si sono presentati. Andiamo con l'ultima domanda. Per quale motivo i nostri amici da casa dovrebbero mettere un like per darvi la possibilità di passare a livello successivo? Lo devo dire io che ho detto il nome del gruppo, ora non mi voterà nessuno. No, non è che non c'è un motivo vero e proprio. Noi suoniamo per divertirci, ci divertiamo realmente. Che sia un piccolo palco o il palco grande della Viga Rock, noi abbiamo sempre visto dal pubblico. Quindi divertiamoci insieme, va. Se vi è piaciuto quello che abbiamo suonato e lo volete sentire in trio un pochettino più potente, votateci e ci vediamo su quel palco. Beh, noi ci siamo divertiti, a sto punto, come dice lui, divertiamoci insieme.